ero tu, così è rodeato per questo impegno. E poiché è stato detto molto, cerco di dare un contributo facendo molti salti. E il primo salto che voglio fare, che però più che un salto è una base, è che noi dobbiamo dimenticare, come sinistra, la cultura di aver capito l'importanza delle infrastrutture, se no, poi c'è il governo Letta dove ci siamo tutti, la gente pensa che siamo tutti la stessa cosa, insomma, rispetto all'infrastrutturazione del Mezzogiorno, la sinistra progressista e i conservatori di questo paese non hanno avuto la stessa posizione. E da qui dobbiamo partire, perché la sinistra, al compagno della CGIL, io lo inviterei, che lo avrà già letto, di rileggere uno studio della CGIL sullo sviluppo del Mezzogiorno. E la CGIL acutamente dicevano che tre erano le condizioni basilari. Prima la infrastruttura, che se non rompe l'isolamento non vai da nessuna parte. Poi la sicurezza, poi i centri di ricerca, che se vuoi dare un avvenire produttivo a questa disgraziata terra, non solo nel settore della trasformazione, ma anche nel turismo e nell'agricoltura, che sono basilari, devi innovare i processi. Allora, la sinistra all'epoca nel governo di centrosinistra, e io devo dare atto, Carlo, non tanto a Moro, ma a Fanfani di avere voluto questa opera. Io ero un ragazzino, io sono nella fase in cui devo attivare anche i ricordi per dare un contributo di crescita a questo partito, scusate, lo dico con molta sincerità e molta vero. Venne Fanfani a tagliare il nastro dell'inizio dei lavori a Convento, dove adesso c'è la scuola dei Cupertini, per l'autostrada Salerno Reggio Calabria. Fanfani era un grande, era uno statista attivo, era un realizzatore. Voglio dire che in quello che oggi c'è il PD, è il PD, c'è tutta la cultura della sinistra per le infrastrutture. Fanfani democristiano, Mancini e Lauricella che hanno fatto l'autostrada, prima versione, Nesi che da socialista divenne un rifondatore della cultura comunista che avviò la terza, la corsia di emergenza. Cioè, voglio dire, la sinistra ha avuto sempre il merito di avere una politica meridionalistica. E caro Nicola, ti voglio dire che io condivido la tua idea di avviare project di finanza, quindi con imprese, che al limite studiando un pedaggio che sia libero per i calabresi e che con un tesserino base al reddito, al casello, possa determinare il biglietto, potrebbe essere una cosa buona, ma io non ci vedo. Perché una cosa del genere, noi l'abbiamo tentata, una bellezza di 26 anni fa, quando c'era la famosa legge Calabria in Parlamento, e noi proponemmo come sinistra che fosse realizzata l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. E la società autostrada allora era disponibile a spendere 10.000 miliardi, chiedeva di prorogare la concessione fino al 2018. Allora si scatenò la lobby dell'ANAS, perché l'ANAS era una grande lobby. Io condivido le cose che hai detto tu sul rapporto ANAS-Impresa. L'ANAS è una grande lobby. Quando io sono arrivato in Parlamento c'erano 1.000 miliardi per ammodernare la Salerno-Reggio Calabria. Sapete che fine hanno fatto questi 1.000 miliardi? Parlo dell'87. Furono utilizzati dall'allora sottosegretario Nassone per bitumare tutte le strade provinciali della Calabria per motivi elettorali. Non ho nessuna difficoltà per dire che c'è uno scarto culturale tra la sinistra e i conservatori. E allora la lobby dell'ANAS si scatenò contro questa visione che avevamo avuto di realizzare la terza corsia, e lo Stato non avrebbe speso una lira, solo prorogato la concessione. Poi la concessione l'hanno prorogata successivamente.
Ma sapete perché l'hanno prorogato? Per mettere sul mercato le azioni della società Autostrade in modo di fare cassa. Se vi ricordate, la Corte dei Conti non voleva assentire questo decreto, perché è stata una vera e propria svendita di una grande azienda a partecipazione statale che produceva utile, perché come al solito i conservatori di casa nostra tentavano sempre di nazionalizzare le aziende in perdita, il sindacato ne sa qualche cosa, e di privatizzare le aziende che avevano producevano. Allora noi fummo definiti la lobby delle partecipazioni statali, cioè che voglio dire che oggi c'è un problema finanziario serio. Io sono d'accordo con Gatto che è una bestemmia utilizzare i fondi strutturali, che sono fondi aggiuntivi come fondi sostitutivi, ma intanto diciamo una cosa, che questa non è una novità, perché siccome la regione Calabria non ha avuto mai la capacità insieme alle altre regioni del sud di spenderli tutti, e da quando esistono i fondi strutturali che attraverso i cosiddetti progetti sponda diventano non più aggiuntivi ma sostitutivi. Io mi ricordo che il giudice, neppure Nicola, avevamo messo nell'articolo, lo dico al sindaco di Castrovino, il collegamento Sibari firmo, che era nell'APQ per l'ammodernamento, fu cassato dall'APQ e diventò un progetto sponda per l'ANSI, che ancora peraltro non ha fatto nulla, perché noi parliamo della zona di Giocalati, ma vorrei dire perché l'autostrada dell'Europa si deve permanentare. Insomma, questo è un problema serio e di cui ci dobbiamo fare carico, in cui ci dobbiamo fare carico in futuro. Allora hanno fatto sempre così, e poi qualche ministro, per la verità virtuoso, io di parte non condivido alcune espressioni, quando uno sbaglia le espressioni ci perde in una caduta di stile, quindi voglio dire sono dispiaciuto per lui, per certe affermazioni, però Barca ha spazzolato i fondi che noi non siamo riusciti ad utilizzare. D'accordo? Allora, qual è la fine del ragionamento? No ai progetti sponda, perché i progetti sponda ti forzano due volte. Prima, perché da aggiuntivo il fondo diventa sostitutivo, e secondo perché chi ti dà la sponda sceglie cosa deve fare. Allora, sentendo parlare di Gioia Tauro, che mi è molto cara, della nostra giunta, avviò il distretto tecnologico e Calingiuri e Scopellita hanno eliminato completamente dall'orizzonte, senza tecnologia non si va. Allora già l'Europa vuole che Gioia Tauro diventi la sua porta d'Oriente, o del Mediterraneo se ne fotte, ma scusate per l'espressione, ma io non posso aprire una televisione questi giorni che sono stato più a casa, mi sono rovesciato più volte. Perché tutti si sciacquano la bocca col Mediterraneo, la gioventù araba, le rivoluzioni, finiscono le rivoluzioni, e di Mediterraneo non ne parla più nessuno, ma Santa Madonna sul Mediterraneo è diventato il luogo di transito obbligato di tutte le mercanzie del mondo. E allora Gioia Tauro deve o non deve essere la porta dell'Europa? Allora io al nostro governo farei un'altra proposta, caro Carlo. Siccome pecunia non ce n'è, parliamoci chiaramente, a Salerno Reggio Calabria oggi vale un punto di IVA, Lecce sta, come dire, utilizzando tutta la sua scienza e tutta la sua cultura democristiana, io lo dico in modo positivo, ci mancherebbe altro che il rispetto della vecchia DC, per non dire come farà, un punto di IVA vale 2 miliardi. E poi pensate che ce lo danno alla Salerno Reggio Calabria, ma non scherziamo, ma non ce l'hanno dati i soldi quando c'erano, ce li danno adesso che non ci sono. Allora il ragionamento è un altro. Eliminiamo il concetto e chiudo di progetto sponda. Siccome si discute del 14-20 con l'Europa e tutte le regioni italiane stanno già discutendo, tranne Scopellite, del quale dirò poi, che ha inventato un nuovo animale, un nuovo esemplare mitologico,
perché io esemplari mitologici che fino al conigliino sono, sono leoni e a Roma diventano conigli, purtroppo, nonostante perché detto che ancora non ho trovato questo soggetto mitologico, non so se mi spiego quello che voglio dire. La Calabria non discute del 14-20, una regione seria va lì e dice: cara Europa, siccome noi abbiamo Gioia Tauro che è la tua porta d'Oriente, ci sono i fondi strutturali, aggiuntivamente a quello che ci spetta come fondi strutturali, che in Europa un po' di pecunia ancora c'è, ci dai i soldi necessari per completare la Salerno Reggio Calabria e magari per fare qualcosina sulla Ionica, almeno con la gara Taranto attraverso Castrovillari con la dorsale di Retta. Io ho finito dicendo questo, guarda, noi siamo in regione, non affidateci compiti di perché ha ragione il compagno sindacalista quando dice noi dobbiamo andare con proposte concrete. La proposta concreta è di concludere questa vicenda dopo 20 anni che è una vergogna, per fare una corsia d'emergenza, poi manca una corsia europea, 20 anni. Allora, con chi discuti? Discuti con questo governo e con il governo che sarà. La regione deve essere da tramite, ma voi pensate veramente che noi consiglieri regionali possiamo mettere in campo un'interlocuzione con Scopelliti prima e con il governo dopo? Noi abbiamo, viene del Rio, il 22, come gruppo regionale gli abbiamo chiesto un incontro. Gli abbiamo chiesto un incontro e gli sottoporremo 3 punti da portare come nostra proposta. Il primo punto sarà la Salerno Reggio Calabria, ma siccome Scopelliti, essendo un leone in Calabria, i leoni non è che collocano o si controllano, i leoni non dormono, non uccidono. Voi ci state annunzando, io registro che non vivano o che non vivano. Allora è inutile che noi in consiglio regionale facciamo la faccia veloce, perché peraltro abbiamo un presidente che è beato, lui è il massimo della capacità di essere arbitro. Figuratevi che in consiglio regionale abbiamo assistito ad un fatto che non esiste in nessuna assemblea del mondo, Scopelliti ha concluso per dichiarazione di morte. Cioè l'apicale di un governo che non tutti fanno concludere, Stalarico si è impegnato, dopo che abbiamo parlato noi, per concludere, scoprendete per dichiarazione, di cose da pazzi. Allora lì che dobbiamo confrontarci, come dicono ha fatto un ragionamento su un mero livello, che io non ho difficoltà ad affrontare ed anche a condividere. Noi abbiamo la massima istituzione del PD e il Presidente della Provincia. Affiderei a Mario, insieme a quello che riuscirà a fare il gruppo con Del Rio e successivamente, perché noi chiederemo a Del Rio, non devi essere tu l'interlocutore, sarai tu se Letta dice che sei tu, perché se no poi questa regione, che è una regione di periferie, di pettegolezze, di marciapiede, sembra che noi abbiamo fatto scelte congressuali, non è questo il problema. Per noi Del Rio è un ministro della regione. Noi vogliamo un interlocutore come ministro della Repubblica e diciamo che la nostra figura apicale, dato che in Consiglio regionale non si può discutere con i leoni ruggenti o dormienti, il Presidente della Provincia incomincia a farsi carico di questa questione. Ne discutiamo meglio fra di noi, il 22, scusami, avevo concluso, faremo un seminario parlamentare consiglieri, se questa idea di utilizzare, dato che soldi non ce ne sono, a una parte dobbiamo trovarli, si perde il tesoro e ti diamo questo peso romano, fai spalle fuori e questo peso potrà insorgere. L'ultima cosa vorrei dirla al sindaco di Lugliano e ho concluso veramente, tanto per parlare della cultura della sinistra, perché noi abbiamo dismesso il pensiero. Il Partito Democratico si è perduto, regole a destra, regole a sinistra, commissari, non commissari, non si parla più di problemi e il pensiero se n'è andato in vacanza. La sinistra ha sempre avuto pensiero e se noi andiamo a guardare le carte, caro sindaco Gallo, la sinistra si è inventato un progetto per collegare il Saputo e addirittura per collegare Catanzaro con
con Cosenza e Germaneto con Arcavalli. Io sono stato insieme a Mario Rivetti, protagonista della metropolitana. Come Ancine si coperlite di quello che hanno fatto contro loro. Gentile, dice che già un anno ce la regala, ancora la pausa non l'abbiamo vista. Speriamo che lo fanno sul benedetto appalto. Noi abbiamo imposto ai progettisti lo scartamento ridotto per la metropolitana. Rende unica, Cosenza rende unica, può tornare a portare in zila la metropolitana, ma lui è un architetto, è un uomo di riposo che si fa valere anche con i suoi parti del dipartito, che ha rovinato a portare i parti di cerca la metropolitana. Portarla a Bagnolese significa distruggerla, non che io ce l'abbia con Gerco, che ne porterei mille metropolitane, no, uno dice, ma principe se può tenere i cusi di Roma, io ci tengo a Cerco, ma per la metropolitana no. Come vuole fare il sindaco, che è un grande architetto, sta in Gina, ecco, Paladino, hanno fatto delle opere e quant'altro, poi conosciuta nei ricordi al momento opportuno, anche di qualche sua eventuale in casa uscita. Ma voglio dire, gli abbiamo imposto lo scartamento di rotto, poi abbiamo fatto la stessa cosa a livello regionale per Catanzaro Germaneto, perché questo? Perché questo può incentivare finalmente l'investimento sulla Cosenza Catanzaro in modo da avere una metropolitana che da Germaneto arrivi fino ad Arcavaca, servendo la città di Catanzaro, perché il sabato Cosenza è lì. Io ho finito, ci tenevo a verificare questa cosa. Tutto fare con un tempo di percorrenza di un'ora e un quarto, Germaneto Arcavaca un'ora e un quarto. Ci tenevo, non perché sono vecchio, ma poi mi dispiace che ce ne sono pochi giovani, ci siamo un partito di over 45, dobbiamo diventare un partito di giovani, e i giovani vanno aiutati, i giovani devono essere umili, pronti ad apprendere, perché noi siamo superati, ma qualcosina potremmo anche dare se ci pensi, è appunto a beneficio dei giovani voluto recuperare queste storie di protagonismo della sinistra, perché in questo, sotto questo profilo dell'elaborazione culturale noi siamo stati sempre all'avanguardia degli USNP, purtroppo ci sono mancati i voti, perché diciamo la verità, nel costruire il PD pensiamo meno alle regole, pensiamo ai contenuti e soprattutto vedere finalmente come avere la forza sufficiente per fare le riforme, perché senza forza e senza peggio riforme non se ne fanno. Tante salute per la